Presidente Seracchiani, villaggio del Pescatore, area di Sistiana, da un punto di vista non solo geologico ma globalmente naturalistico ed ambientale, è una gemma, una possibilità di sviluppo? Come è noto, noi stiamo lavorando sulle nostre eccellenze. Questo sito è uno di quelle. Vorremmo sviluppare anche una rete che ci permetta di collegare diversi siti. Penso ad Aquileia per quanto riguarda il sito archeologico, questo è il sito paleontologico. Ci sono le possibilità davvero di sviluppare un sistema e un turismo attento, di qualità, a cui anche il Friuli Venezia Giulia vuole vedere con attenzione. In questo sito in particolare il lavoro da fare è sicuramente quello della valorizzazione della realtà, ma anche che è la possibilità di promuovere il territorio e le scoperte che proprio in questo sito sono state fatte. Dottor Flavio Bacchia, il giacimento paleontologico di villaggio, del villaggio del Pescatore, cosa avrebbe bisogno oggi? Avrebbe fondamentalmente bisogno di quella sintonia istituzionale che ci ha permesso di arrivare a questo punto alla fine degli anni 90. Rispetto reciproco tra chi ha titolo per poter lavorare, inclusi noi che siamo i tecnici che consentono poi di realizzare quelle che sono le idee di qualcuno di una certa competenza. È chiaro che la situazione che si è raggiunta, per quanto permetta finalmente l'apertura al pubblico, è una situazione temporanea. Il sito ha avuto 19.000 persone lo scorso anno, quest'anno conteremo i visitatori alla fine della battaglia e bisogna fare qualcosa in più. C'è il comune di Duina Orisina, ci ha messo quello che poteva, la provincia ci ha dato il patrocinio, questa volta quando siamo stati pronti abbiamo chiamato la regione che devo dire prontamente ha fatto la sua presenza. Adesso speriamo bene.